Salve a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi altro video in collaborazione con Pandal Selected e precisamente andiamo a fare questo tipo di borsina. Vedete, è una pochettina piccolina. Vedete? Poi gli ho inserito questa catena e ho usato queste molle, queste chiusure a molle. Con il suo gancio per mettere la borsa, la tracolla, ed è questo il codice. Andremo a fare, questo è il modello, come sempre vi metterò questo modello il link per scaricare se volete fare questo. E niente, detto questo, andate a vedere sul sito Pandal perché hanno delle cose bellissime anche per fare le borse. Detto questo, andiamo al tutorial e buona visione. Bene, per fare questo progetto abbiamo bisogno di stoffa. Io ho già tagliato, come vedete, questa è la fodera e questa sarà la nostra borsa. Ho tagliato la fodera uguale. Mi sono fatta dei riferimenti per la metà, vedete questi sbecchi che ho fatto e anche qua. Questo sarà la nostra base dove andremo a mettere poi la nostra cerniera, che è questa, e andrà poi qui agganciato, metto l'altra chiusura e qui andrà agganciata la catena, vedete che ha un occhiello. E il codice di queste molle a scatto è questo. Noi andremo ora a cucire la borsa. Allora, questo è il nostro fondo. Qui abbiamo fatto gli sbecchi per diciamo l'ampiezza della borsa c'è cioè dentro. E la base, diciamo, e qua sarà l'alto. Stessa cosa nella fodera, quindi andremo a cucire qua in fondo e ai lati, e stessa cosa per la fodera. Poi, infine, andremo a cucire basi per andare poi a inserire la nostra molla a scatto. Io vi ricordo che il modello, che è questo, poi io vi lascio poi il link da poter scaricare il modello che ho fatto, però voi potete farne anche un altro. Io ho già fatto, compreso cuciture, quindi io ho tagliato e ho lasciato mezzo centimetro, 1 centimetro per fare le cuciture. Così so che è già a posto, non devo stare a controllare, mi viene tutto uguale. Io vi consiglio sempre di fare, quando tagliate i modelli delle borse, di fare anche già comprese le cuciture, quindi tagliate, perché la borsa sarebbe questa e qui sarebbe il centimetro della cucitura. Quindi questa verrà una borsa di 23 centimetri di lunghezza e circa. Vediamo quant'è di larghezza, che non mi ricordo. È 14 e mezzo, quindi diciamo 29. Sì, sui 29-30 centimetri di larghezza. Sì, larghezza. Bene, andiamo a cucire. Io non vi faccio vedere. Cucire perché sarebbe troppo lungo, vi faccio vedere a pezzo già cucito, quindi ci vediamo tra un po'. Ok, ho cucito, vedete, ho cucito in fondo, vedete, ho lasciato aperto per ora qui perché poi questo dovremo andare a cucirlo in questo modo qua, sia da questa parte che da quest'altra. Idem per questa, quindi dovremo andare a cucire. E questo sarà il nostro fondo della borsa, la larghezza del nostro fondo della borsa, e andrò a cucire anche di qua, sempre mettendo a pari le due cuciture e facendo una cucitura dritta. Poi ho cucito questi
In questo modo qua ho fatto un risvoltino di un centimetro, mi raccomando, è il centimetro che abbiamo lasciato qua, perché qui andrà piegata a metà, poi qui andrà inserita la nostra molla a scatto. Come vedete, io da una parte ho dato il non so se si vede il punto zigzag, perché questo lo lascerò dal di dietro ma libero, sennò altrimenti sarebbe troppo grosso quando vado a piegare, mentre davanti no, cioè sopra, vedete? E ho fatto tutte e due la stessa cosa, mi raccomando, devono essere tutte e due uguali la lunghezza, ok? Ora andrò a cucire i due lati qua, questi è della fodera. Poi dopo andremo, anzi no, facciamo una cosa, prima mettiamo questi. Quindi se voi avete, vedete, no, abbiamo fatto il nostro taglietto per fare sì di combaciare i punti, la metà. Questo andrà poi, dobbiamo mettere questa parte, vi faccio vedere da quest'altra parte per farvi capire. Vedete, questo andrà, diciamo, arricciato in questo modo fino a portare dove abbiamo fatto la cucitura, in questo modo. Ora qui vi consiglio di fissarlo o imbastire. Adesso vi faccio vedere, se vi va meglio mettete la borsa all'aldretto in questo modo, poi mettiamo la parte dove va cucita sopra, non dove abbiamo dato il zigzag, quella va sotto, e iniziamo a fissare, vedete, così, in questo modo. E qui andiamo ad arricciare un po' in questo modo, vedete. Poi facciamo un'altra piega qui. In pratica questo qui deve venire a pari alla nostra cucitura, quindi facciamo un'altra piegolina piccolina in modo da portare, vedete, in questo modo. A pari. Così. E idem dall'altra parte, in modo che vedete che come viene un po' arricciata, e questa, quando verrà tirata su, vedete, viene a pari alla cucitura. Facciamo così sia da questa parte che da quell'altra e poi cuciamo. Mi raccomando, le pieghe che vadano dallo stesso verso. Ho cucito gli angoli sotto la fodera, ho cucito anche qui, vedete, gli angoli, questo è il fondo della borsa. Ho cucito in questo modo, adesso tagliamo un po' di fili. Ok, questo, vedete, è l'angolo, in questo modo. Ora andremo a mettere la fodera e questo verrà piegato in modo da inserire la nostra molla. Prima di tutto andiamo a mettere la fodera. La fodera si mette in questo modo, mettetela alla rovescia che vi trovate meglio, in questo modo, così viene, perché dobbiamo dare anche qui le pieghe come qui, perché altrimenti la fodera sarebbe più larga. Quindi andiamo a mettere degli spilli, vedete, facciamo le piegature, le blocchiamo in questo modo e in questo modo. Se avete fatto la fodera uguale alla borsa, dovrebbe essere pari, ok? Ora andiamo a mettere il mezzo con il nostro segno,
così e di qua così. Ora andiamo a dare la piega come sotto, così, così, anche se non è proprio uguale, l'importante è che sia, deve venire tutto a pari e poi andremo a dare una cucitura attorno per fermarla, ok? Io ora faccio la cucitura attorno, poi vi faccio vedere come chiudere questo pezzo, ok? Ora vedete, ho cucito anche la fodera in modo che di tenerla ferma e giro la borsa in questo modo. Vedete, così viene già foderata. Vedete? E facciamo così da tutti e due i lati. Portiamo giù e fissiamo. Ora io faccio tutto il perimetro e poi dopo cucio e vi faccio vedere a mettere la nostra molla. La nostra pochette è finita, vedete, io ho dato un puntino a mano perché per me è meglio rifinita, però voi potete pure dare un'impuntura a macchina qui vicino. Io ho preferito farlo così e non farlo vedere. Ora dobbiamo inserire la nostra molla, quindi mi raccomando, questo qui deve essere in alto perché poi andremo ad attaccare questa catena. Quindi cerchiamo di inserire, questa è una stoffa un po' brigosa, cioè si blocca perché prende i fili, se voi però, ed è proprio di precisione, però se voi volete fare un po' più alto fate 2,5 cm e 2,5 cm e poi lasciate la cucitura. Io ho fatto 2 cm, ecco qua, vedete? Scusate, ero fuori campo. Ora metto anche da quest'altra parte. Cerco di infilarla, vedete, in questo modo. Ok? Anche questa deve uscire dall'altra parte. Così. Ora dobbiamo prendere dove abbiamo messo questo, dobbiamo prendere questo e dobbiamo prendere tutti e due i buchi, mi raccomando, eh? Così e così. Poi dobbiamo con le pinze bloccare questo, vedete che qua è messo in questa maniera, io però lo porto così in alto, vedete questo, poi quest'altra parte uguale. Vedete, lo porto su e lo blocco così, in questo modo, vedete? Ed ecco qua la nostra borsina. Ora andiamo a metterci il nostro... io ho preso già una catena già fatta, ma le ha anche Pandale. Poi mi aggancio e mi aggancio da quest'altra parte ed ecco qua la nostra pochette finita, vedete? È piccolina però è grande abbastanza da contenere i nostri oggetti. Se non vogliamo prendere una borsa esageratamente grande che dà fastidio, di solito non troviamo mai niente in quelle grandi, questo sicuramente si trova tutto.
Bene, io potete anche abbellirla volendo, potete metterci un fiore, qualsiasi cosa voi, a voi può piacere, abbellimenti e quant'altro. Bene, io spero di essere stata chiara. Se vi è piaciuto il video, mettete pollice in su, iscrivetevi al mio canale per non perdere altri tutorial. E grazie per avermi seguito e ciao al prossimo video.